Cari confratelli, saluto a tutti voi, alla nostra cara famiglia salesiana, amici giovani che possono accompagnarci in questo momento. Oggi da un posto speciale qui a Guarcino, nella casa dove abbiamo vissuto giorni bellissimi di esercizi spirituali come consiglio generale. Oggi alla fine di questi esercizi ho l'opportunità di rivolgermi a tutti voi per dirvi qualche cosa sul capitolo generale che abbiamo annunciato con tanta speranza. Avete sentito già il titolo di questo capitolo, la chiamata Quali salesiani per i giovani d'oggi? E questo perché con il punto di partenza centrale per noi che siamo consacrati di Dio, ma siamo consacrati di Dio per quale cosa? Per arrivare all'incontro dei giovani, dei ragazzi e delle ragazze del mondo, quelli che hanno bisogno di noi. E questo perché veramente crediamo che dire salesiani deve significare per tutto il mondo, e molto specialmente per noi, dire quelli che abbiamo fatto una scelta prioritaria per i ragazzi e per i giovani, e specialmente quelli più bisognosi. Che dire salesiani nel mondo possa capirsi come quelli che hanno fatto una scelta per gli sfruttati, per quelli che non hanno niente e nessuno. Che dire salesiani significa anche capire quelli che hanno fatto una scelta per i giovani che si aprono al mondo del lavoro, di una formazione occupazionale. Che dire salesiani possa significare pensare sempre nei giovani e quelli che si aprono alla vita, a volte anche nel mondo dell'università, con tanto sforzo, senza risorse, per dopo dare il meglio di sé. Questa è questa speranza che portiamo nel capitolo generale. E un tempo che sarà senza dubbio un soffio dello Spirito Santo per aiutarci veramente a essere i salesiani di Don Bosco d'oggi, ma per questi giovani che hanno bisogno di noi. Al centro i giovani, i nostri ragazzi e ragazze. E come consacrati andiamo all'incontro loro come comunità salesiana. Però, quale modello di salesiano? Perché non possiamo avere una diversità di modelli. Il salesiano si fa carne in ciascuno di noi, però il salesiano sognato da Don Bosco vuol dire il salesiano che porta ai giovani nel cuore, sia malato, sia nel cortile, sia nella scuola, nella università. Il salesiano che di un modo affettivo e effettivo vuole trovarsi tra i giovani. Il salesiano che vuole veramente essere sempre pronto per accogliere ai giovani, ai ragazzi. Il salesiano capace di ascolto, capace di servizio, capace veramente di vivere per i giovani. Il salesiano capace di accompagnare a quel ragazzo giovane che cerca qualche cosa. Giustamente questa è la grande domanda che faremo e ci faremo nel capitolo. È per questo che abbiamo una grande speranza, perché ci farà tanto bene. E non ci troviamo da soli. Per questa missione, per questo compito, abbiamo nel mondo salesiano tantissimi laici, laiche, che condividono passione educativa e missione salesiana e carisma con noi. E anche se noi abbiamo
a volte non poche resistenze, questo capitolo generale sarà un'opportunità per crescere di più e fare e dare dei passi in avanti. Finisco con la proposta di due sfide. La prima è questa: chiedere in tutto il mondo ai nostri giovani cosa pensano di noi. Quale salesiano, da quale salesiano hanno bisogno e come possono aiutarci per essere veramente quelli salesiani che Dio invierà a loro oggi. Dobbiamo chiedere loro. La seconda sfida è questa. Non dobbiamo smetterci di sognare. Siamo figli di un grande sognatore. Perciò questo capitolo generale sarà una bellissima opportunità per sognarci sempre più fedeli allo Spirito, più fedeli a come Don Bosco ci ha sognato e più fedeli a questi giovani ragazzi poveri del mondo che ci aspettano. È per questo che la speranza è molto grande e non c'è dubbio che sarà una bellissima opportunità per tutti noi come congregazione e per offrire anche qualche cosa bella alla nostra cara famiglia salesiana. Ciao carissimi.